Ancora tensioni all'interno dell'agriturismo di Borgo Priolo in cui dall'estate scorsa sono ospitate decine di richiedenti asilo da diversi paesi africani ed asiatici. Domenica pomeriggio, poco dopo le 16, un profugo 27enne proveniente dal Congo ha dato in escandescenze minacciando alcuni operai che chiedevano di entrare nella sua stanza per fare dei lavori di manutenzione al bagno, per intimidirli e impedire loro di entrare, ha quindi estratto un seghetto per il legno con una lama da una ventina di centri in vendo contro di loro preoccupati i gestori dell'agriturismo hanno quindi chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti riportando alla calma il giovane congolese, lo stesso al loro arrivo ha lasciato cadere il seghetto poi sottoposto a sequestro ai militari il 27enne ha detto che la stanza era sua e che spettava solo a lui decidere chi poteva entrare o uscire da essa, la realtà però ovviamente era diversa e il giovane è stato denunciato per minacce e porto illegali di oggetti atti ad offendere.